Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale parleremo del maltempo, delle frane, degli smottamenti che hanno interessato soprattutto l'entroterra imperiese. Ci occuperemo poi del vertice di questa mattina sul futuro del Luxor, la cooperativa gestore del mercato dei fiori di Vallarmea a Sanremo, ma anche della manifestazione dei floricoltori sempre di questa mattina in prefettura. Si è chiesto la contrazione degli estimi catastali più alti a Sanremo per quanto riguarda la Liguria. Ci occuperemo poi di consigli comunali e consigli provinciali. Ma iniziamo con il maltempo. La continua pioggia non ha creato grandissimi problemi in provincia di Imperia, salvo smottamenti e frane nell'entroterra. Uno smottamento ha interessato la strada provinciale 55 fra Poggio di Sanremo e Ceriana. A causa di una piccola voragine che si è aperta sull'asfalto, è stato deciso a scopo precauzionale di interrompere la viabilità di quel tratto, deviando il traffico su una via laterale che si ricollega con la strada provinciale 55. Quindi l'accesso a Ceriana e alla costa rimane comunque garantito. È stato invece rimosso questa mattina la frana scesa ieri sera sulla strada comunale per Torri a Ventimiglia, che ha lasciato isolati circa 300 abitanti per tutta la notte. La carreggiata è stata aperta a senso unico alternato per consentire agli operai di effettuare un sopralluogo sulla sovrastante parete rocciosa. Ieri sera, infatti, a causa delle abbondanti piogge e delle infiltrazioni d'acqua, sono precipitati sulla strada massi misti a fango ed un albero. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, la forestale, la polizia municipale e un escavatore della vicina cava bergamasca che ha rimosso lo smottamento. I cavi delle telecomunicazioni e elettricità sono rimasti danneggiati, ma non in maniera tale da determinare l'interruzione del servizio. Solo 300 utenti hanno avuto, per quanto riguarda le telecomunicazioni, dei problemi, ma in un'altra zona, a Ceriana. La frana invece di Ventimiglia, sempre nella serata di ieri, scesa sulla strada provinciale 68 per Rocchetta Nervila in Val Nervia, sempre nell'entroterra di Ventimiglia, con un albero di 6 metri e 12 metri cubi di terra e sassi che ostacolavano la carreggiata, è stata contenuta in modo da permettere la circolazione a chi percorre la strada a senso unico alternato. E veniamo alla cronaca processuale. Verrà processato per resistenza a pubblico ufficiale, ma non per oltraggio ai carabinieri e al personale del pronto soccorso, Gabriele Varano, che ha appunto risarcito le parti. Gabriele Varano, 33 anni, croupier abitante in provincia di Como, arrestato nell'agosto scorso dopo aver dato in escandescenza al pronto soccorso di Sanremo, dove era stato portato per curare delle lesioni riportate pochi minuti prima in una lite con Renato Ventre, suo coetaneo. Nell'alterco i due avevano abbattuto la vetrina del negozio di articoli sanitari Boria di via Roma, curandosi diverse ferite al collo e agli arti. Erano infatti entrambi dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo, dove poi era avvenuto l'ulteriore resistenza. Venerdì prossimo 30 novembre, difeso dall'avvocato Chiara De Leo, Varano dovrà comparire davanti al giudice monocratico Edoardo Bracco per proseguire la direttissima. E abbandoniamo la cronaca, parliamo del settore floricolo. Questa mattina vertice a Palazzo Bellevue tra il CDA del Luxor, gli uffici comunali e l'assessore delegato Gianni Berrino per trovare una soluzione ai problemi finanziari della cooperativa che gestisce il mercato dei fiori di Valle Armea e che il prossimo 5 dicembre dovrebbe essere messa in liquidazione. Sentiamo il bilancio dell'incontro dall'assessore Gianni Berrino al microfono di Alberto Guasco. Una situazione di non facile soluzione è quella attuale del Luxor e dei rapporti tra Luxor e il Comune di Sanremo. Oggi c'è stato un altro incontro con il Presidente del Luxor. Cosa è uscito da questo incontro? Sì, oggi abbiamo fatto un incontro col Presidente del Luxor, il loro consulente legale e il consulente di Confcooperative, oltre che con i dirigenti del Comune e il Segretario Generale, per capire
Se Lucflor il 5 di dicembre dichiara la messa in liquidazione della cooperativa, che cosa succede? L'interesse primario del Comune, come ho già detto altre volte, è quello di garantire la continuità del mercato, ma in questa situazione è difficile, perché se Lucflor viene messa in liquidazione il Comune deve fare una serie di gare per aprire, chiudere, pulire il mercato, gestire l'asta e tutti gli altri servizi che ci sono, che non è di facile soluzione, insomma la gestione diretta è molto molto complicata. E quindi stiamo verificando come permettere a Lucflor, nel rispetto delle normative vigenti, di poter non dichiarare lo stato di liquidazione, quindi la non messa in liquidazione, e permettere alla stessa di andare avanti nella gestione del mercato. E anche perché abbiamo avuto notizie su altri mercati d'Italia che hanno fatto gare, aggiudicazioni successive, tutto, di quanto costa poi ai floricoltori frequentare il mercato, e sono somme infinitamente maggiori di quelle che in oggi si pagherebbero a Lucflor anche dopo gli aumenti. Ma io non voglio entrare nella gestione interna del Lucflor, che è questione dei soci e dei soci medesimi, ma tutelare la continuità del mercato dei fiori, che insomma è comunque il comparto più grosso che c'è a Sanremo, e questo è dovere dell'amministrazione. Quindi speriamo veramente di riuscire a trovare una soluzione insieme a Lucflor per chiudere ogni possibile rischio di scongiurare ogni possibile rischio di chiusura del mercato. Anche perché per andare eventualmente a un appalto il Comune dovrebbe effettuare dei lavori di sistemazione della struttura stessa per metterla a norma. Sì, per la futura aggiudicazione, per la futura messa in gara della stessa, la stessa dovrebbe essere messa a norma, ma ricordiamo che stiamo spendendo 200.000 euro, dovrebbero essere iniziati i lavori in questi giorni per la messa in sicurezza del plateatico, quindi questo potrebbe essere anche un ostacolo da superare. Il problema sono i tempi e l'impossibilità di chiudere il mercato. Quindi a questo punto bisogna augurarsi che Lucflor resti in piedi, che possa continuare a gestire il Comune, però ricordiamolo, è sempre un soggetto, una cooperativa, un soggetto privato. Come può il Comune in qualche modo intervenire per, tra virgolette, aiutare Lucflor e non abbandonare quindi il mercato a se stesso? Ma il Comune ha l'interesse istituzionale di garantire la continuità del mercato. Questo è chiaro. I rapporti con Lucflor sono risalenti nel tempo, se pensiamo che Lucflor è stata fondata nel 72 per poi costruire il mercato e riuscire ad attingere a quei fondi per la costruzione del mercato stesso, non al posto del Comune, ma insomma come subentrando al Comune nella gestione poi dei fondi per la costruzione. E quindi i rapporti non sono, diciamo così, semplici. Ed è per questo che il mandato che, diciamo così, amministrativamente abbiamo dato ai nostri dirigenti è quello di verificare se c'è la possibilità di, non che il Comune salvi direttamente Lucflor, ma di far sì che Lucflor riesca a uscire da questa impasse dovuta a un debito che ha con la Maltauro, un debito che è comunque riconducibile alla costruzione del mercato, che è un bene del Comune di Sanremo. L'ipotesi potrebbe essere quella di far spendere meno soldi a Lucflor per la gestione diretta del mercato, cioè meno fondi al Comune da parte dell'Lucflor per consentirle di restare in piedi. Questa è una delle ipotesi che abbiamo dato ai dirigenti su cui lavorare. Un'altra ipotesi è quella che, se il mercato dovrà venire ridotto per motivi di sicurezza, sicuramente Lucflor potrebbe avere un danno da questo. Quindi stiamo lavorando su una serie di ipotesi, non so indicare quale sarà la migliore, la vincente, la perseguibile, però ci sono un paio di ipotesi sul tavolo e spero che da questa ne esca una percorribile sia per noi che per Lucflor. E a proposito di floricoltura, questa mattina 500 floricoltori e agricoltori della provincia di Imperia si sono dati appuntamento nel capoluogo, hanno filato in corteo sino al palazzo della prefettura, dove una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Fiamma Spena. Si è parlato soprattutto della riduzione degli estimi catastali, tra i più alti della Liguria, per il comune di Sanremo, e quindi si è parlato di IMU. E sempre di IMU si parlerà domani in Consiglio Comunale a Sanremo, convocato a partire dalle 20.45. Il settore finanza dovrà effettuare un assestamento di bilancio ed inserire l'IMU sui terreni agricoli, dopo comprese le due delibere che sono state prese nel precedente Consiglio Comunale, che ha avuto una sospensione proprio per trovare uno strumento che potesse venire incontro alle grandi spese del settore agricolo per il pagamento della tassazione dovuta. E quindi si è pensato
pensato a due emendamenti che dovrebbero assicurare al settore un primo contributo di 500.000 euro. Tutto questo nel Consiglio Comunale di Sanremo domani a partire alle 20.45, che vi trasmetteremo in diretta. Venerdì invece Consiglio Provinciale di Imperia, tanti gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui anche il recesso dalla partecipazione nell'autostrada Albenga-Garesio, la discussione sull'aumento di capitale per quanto riguarda l'autostrada invece dei fiori, diverse pratiche di ordine finanziario come l'assestamento del bilancio di previsione 2012. Veniamo ora alla pagina della cultura, martedì letterari del Casinò di Sanremo, Flavio Oreglio ha presentato il suo ultimo libro, L'avvicinato e Età Barbarotto. Lei ha scritto il libro Storia curiosa della scienza, perché questa scelta? Perché la storia della scienza è una storia curiosa, prima di tutto, poi perché io sono un appassionato di scienza, nel senso che ho una formazione scientifica, i miei studi sono stati liceo scientifico, mi sono laureato in scienze biologiche con specializzazione in ecologia ed è stata una bella occasione scegliere questo tema per poter coniugare i miei interessi, diciamo, culturali con quello che è il mio lavoro, perché il libro è scritto in maniera molto divertente, ironica, io faccio questo di mestiere, teatro comico, diciamo, ma non solo, mi piace molto il linguaggio umoristico e l'idea di scrivere comunque un libro che potesse essere un po' divulgativo di alcune tematiche della scienza era un'idea che mi allettava tantissimo e ho, diciamo, unito tutti i miei amori in un'unica opera. Ma appunto, che cosa c'è di divertente? L'ha appena detto. Beh, ci sono tante curiosità che sono anche sorprendenti, poi c'è anche, diciamo che in generale c'è modo e modo di raccontare le cose. Cioè, un tema non è mai da solo stucchevole o divertente, è il modo in cui lo racconti che diventa piacevole, leggero, divertente, se vogliamo. Di curiosità ce ne sono tante, parecchie, me ne dico solo una che secondo me è strepitosa, cioè il fatto per esempio che noi pensiamo sempre che la macchina a vapore, simbolo per noi della rivoluzione industriale, arrivi nel 700, in realtà la macchina a vapore l'avevano già scoperta gli antichi greci e quindi nell'antica Grecia c'è una macchina che funziona a vapore e i greci avevano già capito che col vapore si poteva creare del movimento, poi dopo non sono andati avanti nella loro ricerca, non sono andati avanti con la tecnologia, gli mancavano alcuni strumenti matematici, però sicuramente certe intuizioni c'erano già. La disputa per esempio se il Sole è il centro dell'universo o la Terra è il centro dell'universo, che noi facciamo risalire comunque a Tolomeo e Copernico, Tolomeo che derivava appunto comunque dall'antica Grecia e Copernico nel 400, in realtà è una disputa molto antica che coinvolge altri scienziati nel III secolo a.C. ad Alessandria d'Egitto. Bene, ci fermiamo qui. Adesso Achille Pennellatore col Meteo Liguria. Subito dopo spazio approfondimento con Prevenire e Vivere, la trasmissione che curiamo in collaborazione con la LILT. Avremo con noi il presidente provinciale, il dottor Claudio Battaglia. Grazie di seguirci. Adesso Achille Pennellatore. A tutti buonasera. Questa depressione è una bella bordata d'acqua. L'ha portata e in alcuni casi potrà ancora portarne perché pian piano il tempo migliorerà, ma molto progressivamente, con molta gradualità. E infatti fra un po' vedremo tre cartine di domani, giovedì, di venerdì e poi di sabato alle ore 13 in rapida successione per vedere le maglie di questa depressione, come pian piano si allargano e il tempo gradualmente inizierà a migliorare. Adesso vediamo quello che è successo nelle ultime 24 ore. Depressione prima sulle Baleari, poi si è portata sul Golfo di Genova, approfondendosi intorno, questa sera saremo intorno ai 981-982 ectopascal, un valore molto basso. E in effetti guardate quanti temporali autorigeneranti si sono formati sulle nostre zone. Uno ad esempio la scorsa notte, ieri sera qua davanti a noi, lo vedete, eccolo qua, che sta, vedete questa forma a cono. Poi se ne è formato uno nella notte autorigenerante, eccolo qua, che questa volta purtroppo ha interessato di nuovo la zona di Carrara, un altro nella giornata sul litorale tirrenico e poi vedete anche quello che ha causato la tromba marina, tromba d'aria, quasi tornado a Taranto. Quindi una situazione estremamente perturbata, ma in via di lento miglioramento.
prima cartina, domani, eccola qua, depressione molto profonda, 982 o 983 ectopascal tra la prossima notte e domani, vedete, con un fronte che è serpeggiante, quindi sì, un miglioramento, non è più un fronte freddo proprio dichiarato, però lo avremo. Guardiamo adesso come si attenua un po' nella giornata di dopodomani. Martedì, vedete, le esobare sono molto più lontane una dall'altra, il fronte che pian piano si porta verso est. Guardiamo adesso l'ultima, è quella per sabato, rimane una traccia sull'Alto Adriatico e un po' sulla Toscana, ma la depressione ormai è praticamente colmata, quindi lento miglioramento. Vediamo adesso la previsione per domani. Già un passo avanti lo facciamo perché vedete com'è messo uno spicchio di sole, qualche occhiatina di sole, qualche schiaritina la potremo anche vedere, però ovviamente sarà alternata ancora a passaggi nuvolosi con qualche piovasco o, vedete, il fulminetto, qualche manifestazione temporalesca, ancora un po' di neve in montagna a quote un pochino più basse, temperatura in calo, di notte si sentirà di più, di giorno un grado o due di meno. Il vento è allora da nord-est piuttosto forte, tramontana greco, nord-nord-est, 20-25 nodi, raffiche 40 al largo e localmente anche sulla costa, con mare mosso o molto mosso sotto costa, molto mosso o agitato al largo. Giorno dopo giorno le schiarite avanzeranno, si faranno più ampie a scapito dei passaggi nuvolosi e delle precipitazioni. Io dico che per domenica, lunedì, non pioverà più. Buonasera a tutti.